Buenos días chicos y chicas, muchachos y muchachas, hombres y mujeres, chiquititos y chiquititas. Bueno, hoy ya que hemos explicado la historia de la regenta, uh, hemos visto de qué habla, vamos a, antes de estudiar la crítica, vamos a leer un texto. Este texto uh, lo hemos extraído del capítulo 13. Della Regenta. Qui i due rivali, Don Fermín de Paz e Alvaro Mesía, si incontrano frente a frente in presenza di Ana, la Regenta. Quindi abbiamo i due rivali che si scontrano davanti alla Regenta, Adanna Othores. Vamos a leer. La Marchesa. Sin malicia, como ella hacía las cosas, llamó a su lado a Anita para decirle: Ven acá, ven acá, a ver si te hace más caso que a nosotras este señor displicente. ¿De qué se trata? De don Fermín, que no quiere venir al vivero. El don Fermín, que ya tenía las mejillas algo encendidas por culpa de las libaciones más frecuentes que de costumbre, se puso como una cereza cuando vio a la regenta mirarle cara a cara y decir con verdadera pena ¡Oh por Dios! ¡No sea usted así! ¡Mire que nos da a todos un disgusto! ¡Acompáñenos usted, señor magistral! En el gesto y la mirada de la regenta podía ver cualquiera y lo vieron de paso y don Álvaro sincera expresión de disgusto. Era una contrarietà pareia la notizia che le dava la Marchesa. Quindi la Marchesa, senza malizia, così come faceva sempre delle cose, prese da parte Anna e le disse Vieni, vedi se fa più caso a te che a noi questo signore distaccato, scontroso. Di che si tratta, dice Anna? Di Don Fermin che non vuole venire a vivero. Non fermin, che già aveva le guance un po' rossicce per colpa delle bevute delle mangiate più frequenti del solito, diventò rosso come una ciliegia quando, quando vide la regenta guardarlo, guardarlo in faccia e dire con vera pena, con pena sincera: ma per, la, per favore, non sia, non, non sia così, non, non si comporti così, guardi che ci dà a tutti un dispiacere! Uh, ci accompagni signor magistrale signor, magi signor magistrale magistrale era il titolo che si dava ai preti più importanti del paese e in questo gesto nel suo quarto della regenta tutti potevano vedere e lo, ve lo vedono eh, tutti potevano vedere e lo videro anche eh, Fermino del e Don Alvaro una sincera espressione di dispiacere infatti eh, la notizia che le dava la Marchesa era una contrarietà, era una cosa che non faceva piacere ad Anna. Porre l'alma di non Alvaro passò una emozion parecida a una chiamadura. El che conoscia la materia non dudò in calificare de celos a che che abbia sentito. Le il sentirlo. quería decirse que aquella mujer le interesaba más de veras de lo que creyera y había obstáculos y de ese género un cura un cura guapo había que confesarlo y entonces los ojos apagados del elegante mesía brillaron al clavarse, al clavarse en el magistral che sentiò il ciò che della mirada e la resistiò con la sua, erizzando la spuntas che teneva le pupillas entre tanta blandura. Per l'anima, attraverso l'anima di Don Alvaro, passò un'emozione simile a una bruciatura. Lui, che conosceva la materia, non dubitò neanche un minuto di qualificare ciò che, sent che aveva sentito come gelosia e le fece rabbia sentire questa gelosia. Voleva dire che quella donna gli interessava davvero più di quello che lui credesse. E vi erano ostacoli. E di che genere? Un prete. Anche se un prete è un prete, un prete molto bello, bisognava confessarlo. E allora gli occhi spenti dell'elegante messia brillar brillarono nel trafiggere il magistrale, il quale sentì. Lo scontro dello sguardo, però resistette lo sguardo di Messia con il suo, abuzzando le punte che aveva nelle pupille tra tanta um, calma, tra tanta dolcezza. A don Fermín le assustò l'impressione che le produjo, più che la palabras e il gesto di Anna, sentì un agradecimiento dolcissimo, un calore en las entrañas completamente nuovo. Ya no se trataba allí de la vanidad suavemente halagada, sino de unas fibras del corazón que no sabía él cómo sonaban. ¿Qué diablo es esto? pensó De Paz. Y entonces, precisamente fue cuando se encontró con los ojos de Don Álvaro. Fue una mirada que se convirtió al chocar en un desafío. Una mirada de esas que dan bofetadas. Nadie lo notó más que ellos y la regenta. E allora gli... Um, no, scusate, um, Don Fermino spaventò, Don Fermino fu spaventato dall'impressione che, che gli produsse, più che le parole, il gesto di Anna. Sentì un, um, una riconoscenza, una gratitudine dolcissima, un calore nelle viscere completamente nuovo. E non si trattava in questo caso della vanità dolcemente lusingata. Ma di alcune fibre del cuore che lui non sapeva assolutamente come suonavano, come funzionavano. Che, che cavolo, che diavolo è questo? pensò, uh, Ferminta Pass, e fu precisamente quando si scontrò con gli occhi di Don Alvaro: fu uno sguardo che si convertì nel scontrarsi in una sfida, uno sguardo di quelli che danno degli schiaffoni. Na, nessuno lo notò. «Eccetto loro due e la uh, regenta.» stavano ambos en pie, cerca uno de otro, los dos arrogantes, esbeltos, la fegnida levita de Messia correcta, severa, ostentaba su gravedad con lo no menos dignas e elegantes lineas, que el manteo ampuloso, hierático, del clérico, que reducía al sol cayendo hasta la tierra.» «Entrambi stavano in, pie, in piedi, uno vicino all'altro.» Tutte e due, entrambi arroganti, uh, slanciati, la levita, la, tillata, la levita attillata di Messia, corretta, severa, ostentava la sua gravità in maniera non meno degna ed elegante delle linee della, uh, della casula, sarebbe l'abito sacerdotale, ampolloso, sacro del chierico, del prete, che uh, brillava al sole cadendo fino a terra. Ambos le parecieron alla regenta hermosos, interessanti, algo como San Miguel y el Diablo, pero el Diablo cuando era Luzbel todavía, el Diablo Arcángel también. Los dos pensaban en ella, era seguro. Don Fermín como un enemigo protector, el otro como un enemigo de su honra, pero amante de su bellezza. Egli daria la vittoria al che la merezia, all'angelo buono, che era un poco meno alto, che non tenia bigote, che sempre pareva bene, però che era gaiardo, appuesto a, a suo modo, come se può essere debbato da de una sottana. Entrambi sembravano una regenta belli, interessanti, un po' come San Michele, il Da il Diavolo, ma il Diavolo quando ancora era Lucifero, o il Diavolo Arcangelo. Entrambi pensavano a lei, questo era sicuro. Don Fermin come un amico protettore, pensava essa, ma non aveva capito invece che cosa, cosa cercava veramente, l'altro come un nemico del, 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 del suo onore e anche della sua fama, ma amante della sua bellezza. Lei avrebbe dato la vittoria a chi lo avrebbe meritato, meritato? all'angelo buono, che era leggermente meno alto, che non aveva baffi che, che sempre vanno bene, ma che era Gagliardo. In un certo modo, a posto, come si può essere sotto una sottana, se tenia che confessar la regenta, anche pensando un istante nada más en ello che la complacía. Encontrar su salvador tan eroso e bizarro, tan distinguido, come decía Obdulia, che in esto tiene razón, e soprattutto a quegli due hombres mirandosi así por ella, reclamando cada qual con distinto fin la victoria, la conquista de su voluntad. Era un algo che rompia la monotonia della vita vetustense, algo che interessava, che potia essere drammatico, che già empezava a serlo. Doveva confessare, la regenta, si doveva, doveva confessare a se stessa, che, sebbene pensando non più di un attimo in ciò, quello che le faceva piacere era trovare il suo Salvatore. Tanto, tanto a suo modo, tanto, tanto arioso, tanto, tanto tranquillo e bizzarro, così diverso, così distinto, come diceva Bodulia. Che in questo aveva ragione e soprattutto quei due, quei due uomini guardandosi così per lei, reclamando entrambi con uno scopo diverso. La vittoria, la conquista della sua volontà, era qualcosa che rompeva la monotonia della vita di Vetusta. Qualcosa che interessava, che poteva essere drammatico e che iniziava a era. Ad esserlo. Elonor, uh, aquella che si cosa che andava sempre in quei versi, che recitava suo marito, stava a salvo. Ya se sabe, non había che pensar en él. Però, bueno, sería che un hombre di tanta intelligenza come Magistral la defendera contro i ataques, ma o meno temibles, del buon mozo che tampoco era rana che stava dimostrando molto tacto, gran prudenza e lo che era però un interesse vero pure ella. L'onore, quella, quella cosa, quella cosa assurda, quell'indovinello, quell'enigma che eh, si trovava sempre nei versi che cedava suo marito, era salvo. Già si sa, non bisognava pensare in ciò, non bisognava pensare in, a lui, ma sarebbe stato... Buono che un uomo di tanta intelligenza, come il magistrale, come il prete sarebbe, la difendesse contro gli attacchi più o meno temibili di quel, di quel bravo ragazzo, che non era neanche tanto abile, che stava dimostrando molto tatto, grande prudenza e quello che era peggio, un vero interesse per lei. Cioè praticamente diceva che non era abile, voleva essere difesa dal prete perché pensava che il prete pensasse al suo onore e non fosse attratto da lei e voleva essere difesa da questo Don Alvaro che non si era dimostrato molto abile perché era anche troppo prudente e dimostrava vero interesse per lei. Esso sì, Yah stava convincida. Don Alvaro non credeva pensarla per capriccio né per vanità. Sino por verdadero amor, de fijo a que el hombre hubiera preferido encontrarla soltera. El rigor, Don Víctor era un respetable estorbo. Pero ella le quería, estaba segura de ello, le quería con un cariño finial, mezclado de cierta confianza conyugal que valía por lo menos tanto a su modo como una pasión de otro género. Y además, si no fuera por Don Víctor, el magistral no tendría por qué defenderla. Ne a che la luce, entbri Distinguidos, che comenzaba che la tarde, tendria razzon de ser. Non abbia comidato che Don Fermin non la queria, né la podia querer parasì, sí, sino per para Don Victor. E di questo sì sí era convinta. Don Alvaro non voleva vincere per Capriccio e neanche per vanità, soltanto per vero amore. Infatti, lei era sicura che Don Alvaro avrebbe preferito incontrarla. Quando era signorina, quando era single, per usare un termine moderno. In cambio, per dire la verità, Don Victor era un, 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 un disturbo. Rispettava un disturbo, ma lei, comunque, le voleva, gli voleva bene. a Don Victor era sicura di ciò. Lo amava con un, con un affetto filiale mischiato a una certa fiducia, confidenza coniugale che secondo lei valeva almeno come una passione di, qualche, di, di altro tipo. E inoltre, se non fosse per Don Victor, ah, Don Victor è il marito di Anna, se non fosse per Don Victor, il magistral, cioè il prete, non avrebbe dovuto difenderla e né quella lotta fra due uomini tanto diversi e distinti che cominciava quella sera avrebbe avuto ragione di essere. Non bisognava dimenticare che Don Fermin non la voleva. Né la poteva volere per sé se non per, per Don Victor. Quindi lei alla fine era convinta che Don Fermino non voleva Anna per sé, ma la volesse um, far rimanere fedele a Don Victor e nient'altro. Essa se crede. Essa se crea. Essa se crede. Ok, chicos, la classe ha terminato e spero che sia gustato. Ci vediamo alla prossima vez. Adios a todos.